Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di aver raccolto l'invito per la partenza di questa nuova stagione. È il terzo anno, è il terzo campionato che affrontiamo, lo affrontiamo anche quest'anno con lo spirito combattivo con il quale abbiamo affrontato tutti i campionati precedenti. E soprattutto lo affrontiamo ripartendo dalle tre pietre miliari angolari che hanno segnato, che hanno identificato questo progetto. Il mister Antonio Armillei, il direttore sportivo Cuccagna ed il nostro capitano Pippo Pettelini. Noi partiamo per affrontare questa nuova avventura del campionato nel campionato di Serie D con lo spirito di chi comunque ha raggiunto un traguardo, perché noi quando siamo partiti 2 anni fa avevamo come obiettivo e come progetto quello di riportare il Foligno Calcio in Serie D dopo 3 anni. Ci siamo arrivati con un anno di anticipo, non so se siamo stati troppo bravi e potevamo aspettare un anno e quindi quest'anno potremmo anche concederci un anno sabbatico. In realtà noi quest'anno vogliamo fare un campionato che sia all'altezza e degno di questa città, che sia comunque un campionato dove possiamo lottare per qualcosa di importante, non per la vittoria del campionato, perché probabilmente ad oggi noi non abbiamo le forze necessarie per sostenerla un'avventura di questo tipo, ma sicuramente abbiamo le forze per fare un campionato di vertice, per fare un campionato dove possiamo toglierci qualche bella soddisfazione, dove poter puntare a far crescere qualcuno dei nostri ragazzi del settore giovanile del vivaio è sicuramente una priorità, perché comunque abbiamo 400-500 ragazzi che giocano quotidianamente e non è possibile non trovare qualcuno e non valorizzare qualcuno di questi ragazzi. Quindi noi gli obiettivi del prossimo anno saranno quello di fare un campionato buono, di ottimo livello, valorizzare i giovani e possibilmente continuare nel percorso di crescita sia a livello societario, perché poi questa è la condizione sine qua non per fare qualsiasi ragionamento sul futuro e qualsiasi progetto del futuro, e cercare di riportare un po' di gente allo stadio, perché un'altra condizione è proprio quella di riportare gente a vedere la partita, perché è una forma di azionariato anche quella, se vogliamo. La gente che paga il biglietto fondamentalmente contribuisce alla costruzione e alla realizzazione di un progetto. Questo è quello che noi come società abbiamo in animo di fare. Io sono convinto di riuscirci a portare a termine questo progetto, perché comunque ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, sia economiche che tecniche. La squadra la costruiremo, molta l'ossatura generale rimarrà quella che ha affrontato i 2 campionati precedenti. Io vorrei passare la parola a Giampiero Fusaro, che presenta Mister Armillei. Il mister Armillei, beh, il mister Armillei ormai ragazzo incredibile, caratterialmente una persona stupenda. Quando io siamo arrivati e abbiamo iniziato il progetto del Foligno, non dico chi, ma mi diceva: ma noi l'allenatore ce l'abbiamo in casa e secondo me mi diceva: questo è il più bravo che c'è stato, dobbiamo prendere questo. Dico: chi è questo allenatore? Dice: è Armillei. Dice: dobbiamo andare a Cannara. Dice: lui viene via, viene al Foligno. Dice: ci viene da noi, tutto quanto, Armillei. Dico: beh, mi ero formato. Dice: no, è bravo. Poi abbiamo avuto un modo, al di là adesso delle battute, comunque una persona che si impegna sempre tutti i giorni e lo fa in maniera meticolosa, sempre vicino ai ragazzi, e poi è anche una persona, diciamo, preparata.
lo stimo molto sia professionalmente e sia come tecnicamente, ma lo stimo anche perché voglio dire, è un interista come me, perciò voglio dire, possiamo, diciamo, soffriamo le pene dell'inferno, sappiamo quello che significa essere interisti, perciò al di là di questo io credo che sia stata la scelta della società più giusta, quella che noi nemmeno abbiamo mai messo in discussione, perché per noi era scontato la sua presenza nel prossimo campionato di interregionale. Perciò questa è una presentazione dovuta, ma per noi, diciamo, era un discorso già scontato da non nemmeno affrontare, insomma. C'è un presente da parte dei tifosi per il mister. Voglio ringraziare il presidente Guido Tofi e tutta la società per avermi dato l'opportunità per il terzo anno consecutivo di allenare la prima squadra del Foligno. Come si dice, siamo in Serie D, siamo ritornati a disputare un campionato un po' più adeguato per quanto riguarda la piazza, per quanto riguarda la città. E è un campionato, quello del prossimo anno, impegnativo ma nello stesso tempo stimolante. È impegnativo perché incontreremo delle squadre, delle realtà forti, con giocatori bravi anche di categoria superiore, con allenatori uguale, stesso discorso di categoria superiore qualcuno, però nello stesso tempo è stimolante perché, come si dice, è bello esserci, e nello stesso tempo sarà bello confrontarsi con queste realtà. Sono d'accordo con Guido Tofi, cioè con le parole che ha detto Guido, cioè fare un campionato in cui, diciamo, il mantenimento della categoria è importante, però si è spinto anche un po' oltre, e questo è positivo perché alla base ci deve essere entusiasmo. Noi non dobbiamo perdere l'entusiasmo, perché parole come, si dice, tenere i piedi per terra, volare bassi, non fanno parte, oppure non è l'ambiente ideale del falco. Il falco deve volare sempre alto, e prendendo spunto da questo noi dobbiamo andare su tutti i campi, andando a giocarci le partite a viso aperto, osando, sapendo che il risultato finale dipende, ce lo costruiamo partita per partita noi sul campo. Poi, per quanto riguarda adesso, inizieremo a costruire la squadra insieme al direttore sportivo, insieme al direttore generale e insieme al presidente e tutta la società. Si andrà a confermare i giocatori che riteniamo idonei per la categoria, andremo a dire, e questa è la cosa un po' più complicata, un po' più difficile, diciamo, grazie a quelli che comunque ci hanno permesso in questi 2 anni o in quest'ultimo anno di raggiungere gli obiettivi, e andremo a prendere quei giocatori che soprattutto non sono bravi dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista umano, e comunque andremo a costruire una squadra che deve essere competitiva. Se ci riusciamo, questo non lo so, però deve essere competitiva e deve essere all'altezza del campionato che andremo a affrontare. E questo sono d'accordo con Guido Tofi. Per quanto riguarda poi, e poi come ho detto, andremo a iniziare tutti insieme. E quando dico tutti insieme, intendo la società, intendo i giocatori, la squadra, intendo l'allenatore, lo staff, e come ho detto prima, ci andremo a partita per partita a stabilire qual è il nostro obiettivo, ma ce lo dobbiamo giocare partita per partita. Una cosa che
ho parlato di tutti insieme, anche parlando dei tifosi, perché questo lo voglio dire, insomma, dobbiamo tutti quanti ragionare in questo modo, nel senso dobbiamo pensare quello che ognuno di noi può fare per il bene del Foligno, non il contrario, perché è un campionato più impegnativo e perché abbiamo bisogno del pubblico, perché è quello che ci può dare una mano importante. Siete fondamentali, perché vedere quando si va soprattutto fuori casa, sentire il calore dei tifosi è una cosa fondamentale, secondo me. È quella spinta in più per ottenere gli obiettivi, per raggiungere il risultato. Concludo dicendo questo, cioè se riusciremo in questo, secondo me ci andremo a ritagliare un'altra annata da ricordare. Grazie a tutti. Intanto è una tavolata, nel senso è un gruppo di gente di Foligno, quindi è tutta gente che secondo me ci tiene ed è legata alla città, e quindi essendo legata alla città è legata anche alla squadra. E questo è stato fino ad oggi l'elemento che ci ha caratterizzato, che ci ha dato anche qualcosa in più in tante partite e nelle situazioni che comunque sono state anche situazioni difficili. Noi da fuori magari non l'avete viste, ma dentro comunque sono stati momenti pochi ma di difficoltà. Il fatto di sentire l'appartenenza ci ha aiutato. Ci ha aiutato anche nella riconferma di il mister e la riconferma di Michele Buccagna e poi anche del capitano, perché non diamolo per scontato, cioè loro comunque, il mister viene da 3 campionati vinti, Michele insomma già 2 campionati alle spalle oltre all'esperienza precedente, quindi ci hanno avuto molte richieste anche importanti, e probabilmente sarebbe stato anche più facile dire dai, qui ho vinto, ho fatto bene, oggi vado a raccogliere i frutti in altre situazioni, in altre realtà. Il fatto che invece sono rimasti, che hanno accettato il progetto, e sicuramente il fatto che sono di Foligno, che ci tengono, è stato un elemento determinante. Per questo quindi ringrazio anche il fatto Michele Cuccagna, che si è preso anche quest'anno l'onere di costruire la squadra, che ovviamente sarà più difficile perché andremo a pescare su un bacino molto più vasto, dove anche entriamo su un mercato dove ci sono molti squali, molti pesce cani abituati a trattare con giocatori e con procuratori. Allora, io innanzitutto ci tengo a ringraziare il Presidente, tutti i consiglieri, il Direttore Generale per la fiducia accordata anche quest'anno. Come ha detto Guido, noi abbiamo fatto un percorso, un ciclo aperto 2 anni fa, dove in 3 anni si doveva tornare in interregionale. Ci siamo riusciti in 2, e questo vuol dire che siamo stati bravi, perché poi magari il messaggio che passa è che a Foligno sia facile vincere, perché ti chiami Foligno, se giochi in promozione hai già vinto in automatico. Purtroppo nel calcio questo non funziona né in un caso né in un altro, quindi non funziona né nelle categorie magari un po' più basse né in quelle più alte. Quindi secondo me questa società ha fatto un applauso, perché io ricordo bene il giorno che Tofi e tutti quanti, insomma, hanno preso questa società, che qui neanche il campo c'era per giocare. Era tutto giallo, tutto bruciato. Quindi il percorso che penso che tutta questa società ha messo in piedi è un percorso importante. È chiaro che l'interregionale non va vista come un punto d'arrivo, ma come un punto di partenza, perché è chiaro che questa società e questa piazza ci debbano avere delle ambizioni, come nel calcio ce l'hanno tutti, no? Se no il Chievo Verona, che è un quartiere di Verona, non giocava in Serie A. Noi quest'anno dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista, perché comunque siamo una matricola. Comunque andiamo a affrontare un campionato diverso, usciamo dai confini regionali e quindi andiamo a incontrare squadre che anche loro hanno una storia importante, penso al Montevarchi o al Grosseto, insomma sono squadre che hanno una storia importante. Noi, nonostante siamo una matricola, comunque cercheremo di metterci il massimo impegno. Tofi l'ha detto, cercheremo di costruire una squadra che comunque sia
sia degna del nome di Foligno e che provi a giocare un campionato degno del nome di Foligno. Come ha detto il mister, per quanto riguarda la rosa, partiremo adesso da una valutazione tecnica, la prima è stata già fatta, su tutti quelli che ci hanno portato in interregionale e che quindi dobbiamo valutare attentamente. Passeremo poi, e questa è veramente la parte più difficile, a dire grazie a chi ci ha permesso oggi essere qui, perché alcuni giocatori magari non saranno confermati, ma già adesso e pubblicamente ci tengo a dirgli grazie, perché davvero hanno dimostrato, oltre di essere grossi giocatori per la categoria, di essere bravissime persone. Noi penso siamo una delle squadre che ha meno espulsioni, meno comportamenti di quelli diciamo sbagliati, quindi questo è un plauso che va fatto e che dimostra che questi ragazzi, quando sono stati scelti anche per altri valori e non solo quelli tecnici, e questa sarà veramente la parte più difficile. E poi cercheremo di rinforzare la squadra in linea con quelli che sono gli obiettivi che la società metterà, perché poi gli obiettivi si mettono all'inizio dell'anno, ma strada facendo non è detto che si possano raggiungere anche cose più importanti. Grazie a tutti. Allora si riparte con, come vedete, con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. E la voglia di fare e di riconsegnare alla città quello che ci eravamo visti perdere in quella fase maledetta in cui il vecchio Foligno ha tirato i remi in barca ed ha chiuso. E era per noi un aspetto fondamentale quello di riportare la città a fare questo campionato dove era rimasta. Abbiamo aumentato il numero dei tifosi che hanno anche sottoscritto le quote, e abbiamo fatto tutto quello che è stato possibile per portare le persone allo stadio e per portare la gente a gestire il Foligno Calcio. Questo è un aspetto che non è mai secondario. E quindi penso che l'entusiasmo debba continuare a crescere costantemente per raggiungere questi tipi di obiettivi, che è quelli di dare a una struttura solida la possibilità poi domani di poter pensare anche a vincerlo un campionato di interregionale. Quindi dobbiamo lavorare giorno per giorno sempre di più per raggiungere quell'obiettivo, questo nuovo obiettivo che ci andremo eventualmente a porre se esisteranno le condizioni. Chiaramente tutto quello che è accaduto in questi anni ha avuto comunque sul campo un filo conduttore, Pippo Petterini, che è stato il capitano dal primo giorno, è stato il capitano di tutte e due le cavalcate, è stato giocatore fondamentale nella storia del Foligno Calcio. Io me lo ricordo ancora quando l'allenatore Donati lo faceva giocare nei giovanissimi regionali, veniva a giocare a Corvia e c'era il nonno che faceva il guardialine e correva, faceva gli stessi chilometri che faceva Pippo, ne faceva tanti già da allora. Quindi voglio dire che l'ho visto crescere, e quindi da questo punto di vista sono felicissimo che il mister e il direttore abbiano voluto di nuovo Filippo come emblema di questa squadra, di questa società e di questa città, perché effettivamente gli si può dare atto che lui è il giocatore. Buongiorno a tutti, tanto per cominciare. Io ringrazio Vino per le parole spese, veramente. Sarò brevissimo, nel senso, questo se non sbaglio è il tredicesimo, credo, campionato che inizio, 14 addirittura, con la maglia del Foligno, sì, nei vari anni. E quindi con la prima squadra, per il giovanile adesso non ne considero, perché però con la prima squadra, se non sbaglio, inizierò il tredicesimo campionato, e non è, ce l'ho, bravissimo, esatto, ce l'ho. E io ringrazio innanzitutto la società, perché comunque sia quando sono venuto qui 2 anni fa, sono tornato 2 anni fa,
mi hanno dato comunque sia una responsabilità, perché far parte, essere il capitano di un gruppo, soprattutto a Foligno, è una responsabilità per quanto mi riguarda. Lo è stato 2 anni fa, lo è stato l'anno scorso e lo sarà comunque sia ringraziando loro quest'anno. Guarda, la questione tecnica lascio tutto, cioè, ha detto tutto il mister Michele, penso che comunque sia penseranno loro. Io per quanto mi riguarda garantirò da parte mia e da parte di tutti i giocatori che faranno parte comunque sia di questo gruppo, che tra un paio di mesi credo inizierà la stagione, il massimo impegno, perché io penso che non si possa prescindere da quello. L'ho fatto per 20 di carriera più o meno, tra un 1000 acciacchi comunque sia, e lo farò ulteriormente insomma il prossimo anno. Ripeto, per me è un onore, ringrazio questa società perché non è scontato vincere 2 campionati di fila, non è scontato essere riconfermati quotidianamente, insomma annualmente, e quindi non posso che ringraziare il presidente, il direttore, il mister, che comunque sia, questo sarà, ci conosciamo da una vita, ma questo è il terzo anno che ripartiamo insieme, insomma. E niente, grazie a tutti. Noi stiamo lavorando per potenziare l'aspetto e l'assetto societario. Noi in questo anno vorremmo fare, diciamo così, un'operazione anche politica su questo territorio relativamente al calcio. Perché, come accennava prima Giampiero, una città di 60.000 abitanti oggi ha 2 squadre in prima categoria, una squadra in promozione e una squadra in Serie D. Oggettivamente, date le condizioni generali dell'economia, del territorio, del pubblico pagante, credo che sia sovrabbondante, che sia sottodimensionata come offerta calcistica per una città di 60.000 abitanti. Perché poi alla fine siamo in tanti, ognuno ha il suo piccolo campanile, non portiamo niente alla causa. Obiettivo di questa società sarà quello in questo anno di cercare di tornare a quello che era 2 anni fa, lo spirito con cui siamo partiti, cioè mettere insieme tutte le società del territorio per fare rete, per fare massa critica, affinché ci sia comunque una squadra che rappresenti la città ai più alti livelli e tutte le altre squadre dovrebbero essere a servizio del movimento. È chiaro che questo implica anche un coinvolgimento delle persone, perché tutte le persone che sono oggi impegnate a livello dirigenziale in quelle altre società, io credo che debbano trovare spazio nella casa comune, e quindi il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di cercare di riunificare, se ci riusciamo, perché comunque noi questo obiettivo non lo abbiamo mai abbandonato. Prova ne è il fatto che noi l'anno scorso, con la Visse, che è stata la società che sostanzialmente ci ha risposto in maniera più adeguata, in maniera più puntuale, noi con la Visse abbiamo avuto un rapporto che poi alla fine forse è stato anche solo a senso unico, nel senso che ci hanno chiesto il campo sportivo e noi glielo abbiamo dato. Qualsiasi cosa loro ci hanno chiesto, noi abbiamo comunque sempre risposto di sì. Loro oggi hanno fatto un passo importante, perché sono passati dalla prima categoria, sono passati in promozione, e questo per noi è positivo come segnale, ma è positivo se lo inquadriamo in un contesto di crescita di tutto il movimento. Se invece lo vediamo come un altro pezzetto che va avanti per conto proprio, alla lunga credo che non sia un segnale che possa dare grandi risultati. Quindi l'obiettivo politico è quello. Poi abbiamo anche un obiettivo, e quindi tutti quanti questi soggetti che oggi portano risorse, che oggi comunque lavorano su dei progetti separati, potrebbero nel giro di un anno o due essere coinvolti nel progetto generale. A questo si unisce il discorso dell'azionariato popolare. Noi quest'anno avevamo una società con 400 quote, per il prossimo anno vogliamo fare una società con 800 quote, quindi noi vogliamo raddoppiare il capitale sociale.
Quindi portare la capitalizzazione di questa società da 70.000 euro la vogliamo portare a 140.000 euro. I possessori delle quote dell'azionariato popolare che hanno acquistato le quote l'anno scorso e che non intendono, perché non hanno la possibilità o per ragioni loro, che non intendono sottoscrivere il capitale sociale, non perdono niente, continueranno ad essere possessori di una quota. Chi la sottoscriverà ce ne avrà due, e chi ne vorrà sottoscrivere di più sottoscriverà di più. Quindi noi questa è l'operazione che vogliamo fare da qui in avanti. La sottoscrizione delle quote, noi l'aumento del capitale sociale lo faremo partire già dalla settimana prossima. Il prossimo anno, quindi, fatto salvo le eccezioni, le sistemazioni che poi faremo come abbiamo sempre fatto fra persone per bene, comunque per entrare in consiglio di amministrazione, se l'anno scorso occorrevano 20 quote, il 5%, quest'anno il 5% di 800 quote sarà 40. Dopodiché, per quanto riguarda invece il discorso degli abbonamenti, gli abbonamenti, noi quest'anno ci sono 18 partite in casa, perché comunque, fatto salvo la giornata bianca-azzurra che ormai è tradizione, noi vorremmo fare tre tipi di abbonamento. Un abbonamento da 150 euro, il cui possessore potrà andare indifferentemente sia in tribuna coperta che in gradinata, dipende dalla stagione e dalla volontà. Un abbonamento da 130 euro solo per la gradinata e un abbonamento da 100 euro per le donne che possono andare indifferentemente sia a destra che a sinistra, cioè sia in gradinata che in tribuna. I biglietti, abbiamo pensato di mettere 12 euro il biglietto della tribuna, 10 euro il biglietto della gradinata e 10 euro il biglietto delle donne, e anche qui le donne possono entrare indifferentemente sia a destra che a sinistra. La campagna abbonamenti vorremmo farla partire da subito, perché questo movimento, questo progetto, questo sogno sotto certi punti di vista si regge se c'è consenso, se la gente ci crede, se riusciamo a creare, a ricreare, ad accrescere l'empatia che questa squadra ha con la città, perché se la squadra è sentita come un pezzo di città, allora tutto questo c'ha senso. Ma se la squadra è sentita come il gioco dei 200 sfigati che la domenica non hanno altro dove andare, per cui vanno a sentire il freddo al campo sportivo, di senso ce n'ha poco. Quindi noi dobbiamo creare e ricreare il rapporto con la città, il rapporto che c'era 15 anni fa, il rapporto che c'è stato anche in altri tempi. Io capisco che veniamo da situazioni particolari, che siamo all'inizio della costruzione di un progetto, però noi stiamo facendo le cose in maniera, credo, seria. Quindi non ci sono più alibi per non dare una mano a questo progetto. Chi lo vuole fare, penso che sia il momento di farlo adesso, perché o adesso o mai più, perché tanto se vola, vogliamo adesso che siamo sull'onda di un'emozione. E confido in tutto questo, confido molto anche nella capacità che hanno i tifosi, che avete voi, che ci avete seguito in tutto questo tempo, di essere comunque, come dire, quell'elemento all'interno della società che riesce a riportare gente allo stadio, che riesce a riportare ragazzi, soprattutto ragazzi e famiglie allo stadio, perché un altro obiettivo sarebbe quello di riportare ragazzi e famiglie. Noi dal prossimo anno sicuramente, tra le nostre regole interne che faremo all'interno della nostra struttura, ci sarà quella che tutte le squadre giovanili, allenatori in testa, dovranno venire a vedere la partita la domenica, perché comunque sia il movimento cresce se crescono tutti e se tutti quanti si sentono che fanno parte della stessa famiglia, perché sennò così le cose non funzionano, è inutile che ci diamo obiettivi da serie A. Se poi dopo alla fine rimaniamo in 200 con l'età media a 70 anni, che se muore uno abbiamo perso, oltre che una persona abbiamo perso anche uno spettatore, no?
così non credo che ci siano le condizioni per fare altri progetti importanti. Diversamente invece ci potrebbero essere le condizioni. Quindi, riassumendo tutto, noi quest'anno, come sempre, faremo il pane con la farina che ci abbiamo. Se la farina c'è, il pane sicuramente lo faremo, ma se la farina non c'è, non c'è.